Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questo ennesimo incontro del venerdì sera. Eh, siamo arrivati al ventiduesimo incontro e ci stiamo avvicinando al traguardo che ci eravamo proposti. Eh, vi ricordo chi siamo, ma ormai lo sapete sicuramente molto meglio di me. Siamo la Miumbria, il coordinamento delle associazioni micologiche, eh, in Umbria, costituita da sei gruppi da Terni, Spoleto, Foligno, eh, Gualdo Tadino, Perugia e Gubbio. E stasera parleremo diciamo, di, del genere Amanita, un genere mh, importante perché all'interno oh, dello stesso vi sono alcune specie eh, tossiche e potenzialmente eh, mortali. Abbiamo già trattato in parte eh, queste amanite nel, in uno dei, dei primi incontri, quando abbiamo parlato dei funghi velenosi, però oh, sicuramente quando eh, trattiamo eh, funghi così importanti è bene diciamo, spendere una spiegazione in più perché ci consente di acquisire quella padronanza e quella conoscenza che sicuramente... E ci tornerà utile quando ci muoviamo nel bosco. Io lascerei adesso la parola a Roberto per la presentazione del relatore di questa sera. Paolo. Buonasera a tutti di nuovo e, e a me l'onere di, di presentare Giorgio Materozzi che l'altra volta ha descritto come una delle colonne portanti della riunione a Paolo Didier. Dire. Ma posso dire che l'altra colonna della mia in è sicuramente Giorgio Materozzi, che ha ah, per lunghi anni stato il presidente del gruppo mitologico Bernardi, insieme a quello che, è, che hanno fatto la storia della mitologia in India. E, oltre a questo è un grandissimo studioso. sempre disponibile Si, no ti voglio dire che si sente molto poco il microfono o oh, devi alzare il volume c'è cioè qualche problema ecco no? scusate grazie attimo alzare così c'è qualche problema roberto Dai, tanto tanto mi conoscono tanto lo, lo conoscono il, il nostro vulcanico giorgio chi non lo conosce io gli, gli lascerei la parola e ci vediamo poi alla fine della sua presentazione per le eventuali domande. Bocca al lupo. Bocca al lupo. Niente c'è al microfono questa sera, Roberto, che evidentemente si sente poco o, o è mal collegato. Buonasera a tutti. Eh, come ha detto Paolo, questa sera affrontiamo un genere importante molto importante uno non che gli altri non lo siano ma il genere amanita è molto importante perché eh, comprende una bella fetta dei funghi velenosi mortali che possiamo trovare in italia non tutti sono delle amanite ma eh, ce ne sono quattro che sono eh, appartengono a questo genere eh, è vero che abbiamo già parlato di questo patrizia eh, ci, ci ha già detto molte cose ma non è mai male eh, ripetere e eh, riportare eh, su questo argomento eh, sempre anche se sono le stesse notizie ma rinfrescarle non fa mai male non è mai eh, una cosa eh, sbagliata perciò ecco cominciamo eh, vediamo di inserire il tutto eccolo qui È arrivata. Credo vada tutto bene, che si vede abbastanza bene. Allora, eh, non so se okay. ti vede. Io. Scusami, eh, allora sì? non, non arriva la condivisione dello schermo. Come mai? Allora devi fare cliccare su share, poi share screen. E eh, l'avevo fatto. Di prova, allora. magari. Aspetta che richiudo questo, rifacciamo. Sto su condividi. Sì, ok, adesso, adesso è arrivato. Perfetto, puoi mettere. Adesso la devo fare nascondi, eccolo qui. E prendo. È arrivata? Sì, perfetto. Metto perfetto. Okay, Sì, sì, adesso lo allargo. Eccoci qua. Allora, mh, abbiamo detto che eh, parliamo di amanite, ecco questa è la presentazione con tutti i gruppi eh, del eh, AMI Umbria eh, che già vi ha detto Paolo e l'approfondimento del genere amanita. Ho una cosa che ho detto anche le altre volte, le fotografie sono per la gran parte di quelle che presenteremo, sono le mie, eh, tranne alcune, dove troverete vedrete il nome di chi è l'autore. Probabilmente ne sarà sfuggita una, due, non lo so, mi scuso e eventualmente eh, se qualcuno degli ascoltatori individua una sua immagine, me lo dica così almeno la correggo per una delle prossime volte. Oh, I testi su cui andare a cercare, a studiare, a guardare le manita non sono tantissimi eh, nel senso eh, di monografie specifiche. Eh, Troviamo soprattutto in tutti i testi, anche importanti ma sempre divulgativi, un bello spazio dedicato alle amanite, eh, ma le monografie sono più o meno queste. Tolta questa qui: le amanite delle nostre regioni, eh, i funghi amanite, eh, il primo è di Roberto Galli, il secondo è dell'Eda Agricolo, che sono molto vecchi e probabilmente anche difficili da trovare, ma erano dei piccoli libri, non, non dei bei libri. Eh, questi altri invece sono dei signori libri. Eh, l, il genere Amanita in Italia eh, che è di Merlo e Traverso, edito dall'Associazione Micologica Ecologica Romana. Eh, poi c'è questo bollettino, una, un allegato a un bollettino del gruppo Micologico Bresatola di Trento, che è molto specifico, è molto bello per chi studia, è molto importante, ma non è che ci sono tutte le amanite. Ci sono degli argomenti specifici su dei... Eh, dei taxa magari eh, un po' più critici, un po' più eh, borderline. Gli altri due, Le amanite di Roberto Galli, un testo di ormai dieci anni fa, ma è ancora quello probabilmente che si utilizza, che si utilizza di più con tutti i suoi limiti, ha delle bellissime fotografie, delle schede che possono essere eh, discrete. Il libro più importante nello studio della manite è questo un libro che non è in italiano. Ci sono uh, le chiavi in italiano e qualche altra cosa tradotta in italiano, però è in francese. È il libro di Neville Pumarat, edito, edito da Candusso. Un volume veramente mh, pesante: sono 1120 pagine con molte specie e varietà uh, in un formato bello grande, il 18x25. E questo è il libro di riferimento che si utilizza, diciamo, normalmente per chi studia i funghi. La famiglia delle manitacee, ecco qui viene inquadrata, ma vedremo che poi cambia. Adesso, quando andremo più avanti, vi farò vedere quello che sta succedendo. Divisione Basilio Micota, la classe degli menomicetes, ordina caricales, famiglia delle manitacee, che è costituita da pochissimi generi inizialmente c'era il genere Amanita, adesso il genere Amanita si è separato un pezzettino, è stato fatto il genere Sapro-Amanita. Nel genere Amanita ci sono tutte le eh, specie eh, simbionti micorriziche. nel Sapro-Amanita dalla parola stessa sono le poche eh, Amanite eh, saprotrofe. Nella famiglia delle Amanitacee sono state eh, aggregate, vedrete altri generi, la limacella, le limacellopsis, le zulian e i catatramma. Oh, tenete presente che queste erano tutte limacella fino a poco tempo fa, adesso sono state separate addirittura come genere. E nel genere delle amatrice sono delle uh, Amanitace sono state inserite anche le torrendia e le amarrennie, ma le vedremo uh, molto rapidamente alla fine. Ecco, diciamo che abbiamo detto che sono praticamente tutte meno alcune dei funghi micorrizici, no? I micorrizici non voglio andare a perdere ulteriore tempo, sapete perfettamente che cos'è il micelio che è collegato fisicamente all'apparato radicale di una pianta e c'è cioè uno scambio di eh, sostanze che passano eh, dalla pianta che lo ottiene attraverso la sintesi clorofigliana al micelio e quindi al fungo, ma anche sostanze che il fungo trasforma dalle sostanze organiche morte che trova sul terreno e le trasmette in qualche modo alla pianta attraverso le radici. Ma gli trasmette anche, eh, aiuta le radici della pianta ad assorbire, a catturare l'umidità e l'acqua eh, che è nel terreno. Difatti il micelio funge da un amplificatore proprio dell'apparato radicale principale. Gli ambienti di crescita. Gli ambienti di crescita della manite sono praticamente tutti, sono ubiquitari. Possiamo trovare la manite un po' da tutte le parti. Qui ce n'è una carrellata, nella faggeta, eh, nelle quercete, questa è la roverella, il bosco di roverella, nei, nei betulleti, eh, i cerreti, altri, tutti i boschi di quercia, come anche nel, 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 nel bosco, nella lecceta e nelle sugherete più calde. Abbiamo i castagneti certamente che sono ricchissimi di amanite, ma li troviamo anche nelle aghifoglie, eh, nel pino nero, nei rimboschimenti di pino nero, dove c'è la piceccelsa eh, eh, in alta montagna, ma anche nelle pinete marine eh, dove, dove possiamo trovare eh, anche le, le, eh, le amanite. Vedete qui nei, nei rimboschimenti di pseudo eh, dove c'è il cedro, nelle cedrete, io ho trovato delle bellissime manite anche nelle cedrete, ma li troviamo anche in ambienti ben diversi, come le dune marine, proprio lungo il mare, nel, nel retrotuna, eh, nei terreni bruciati, eh, abbiamo delle manite che crescono anche nei terreni eh, bruciati. Eh, un altro ambiente dove troviamo alcune manite è qui siamo a Passo Gavia, era un un comitato scientifico eh, dei funghi alpini qui siamo a Passo Gavia, proprio sotto il ghiacciaio che non si vede, sta qua dietro eh, a 2700-2800 metri in mezzo a questi piccoli cespugli di trias di, 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 eh, di un cardo particolare che troviamo in montagna e de, dei salicieti nani via discorrendo qui eh, potete vedere Maria Teresa Basso c'è Antonio Gennari, ci sto io ci stanno, eravamo un comitato scientifico, molte persone. Ma attenzione perché li possiamo trovare benissimo anche negli ambienti eh, di crescita, eh, in, negli ambienti antropizzati in città, nei giardini pubblici, un po' da tutte le parti. Guardate questa bellissima fotografia di Emilio Pini che ha fotografato questo gruppo di eh, amanite falloidi in, in città. Comunissima è, è la manita eh, Vittadini che troviamo un po'. Da tutte, da tutte le parti in, nei, nei, nei giardini cittadini. Oh, il genere Manita sono funghi eterogenei, mh, hanno sempre il velo generale, eh, la Volva. Adesso lo vedremo bene un po' in dettaglio, hanno eh, quasi sempre eh, il velo parziale, che è l'anello, che vedremo è assente in una sezione, nella sezione delle vaginate. Eh, questa è una cosa che è stata confermata anche dal DNA. Però ecco, non avendo l'anello eh, potevano benissimo essere lasciate. Secondo il mio parere, eh, separate non sarebbe stata una eh, cattiva eh, cosa. Poi non è neanche vero che non c'è proprio l'anello, perché non lo vediamo. Ma in esemplari molto piccoli, ancora con il cappello un po' chiuso, appressato verso il gambo, si potrebbe vedere un piccolo velo eh, cortiniforme eh, che eh, fa la parte dell'anello. Le lamelle sono sempre bianche e libere in tutte le manite meno in una, nella manita cesarea, dove sono gialle. Questo è un elemento importante perché è una di quelle che vale la pena di mangiare. La sporata, anche se hanno la lamelle gialla con albia cesarea, è sempre di colore bianco, sono dei leucosporei. Le spore possono variare da globose, rotonde, rotonde o rotondeggianti, anche ad ellissoidali, a, a salsicciotto. Il gambo è un gambo mh, particolare, mh, abbastanza consistente, però eh, fibroso eh, e midolloso. Abbiamo solo specie terricole e eh, residui della volva possiamo, in alcuni casi sì e in alcuni casi no, ritrovarli nella parte superiore del cappello. Qui c'è scritto tutte specie micorrizziche perché ho parlato di genere amanita. Le saproamanita che adesso si sono separate sono eh, saprotrofi. Ecco qui lo schema dei basidi omicetes sui quali non voglio nemmeno perdere tempo, eh, ormai l'abbiamo detto talmente tante volte, eh, i basidi sono allocati nella parte fertile del, del fungo che in questo caso ha un imenio lamellare, perciò sono tutti quanti sistemati, i basidi che poi portano le spore eh, sono sistemati su questa è una sezione della lamella. Ecco queste sono due microscopie che riportano i basidi con le lamelle. Del basilio micete, questo è come le, eh, si, si avviene diciamo, la riproduzione eh, del, eh, del fungo eh, dalle lamelle, le spore quando sono mature cadono per terra eh, e eh, si staccano dai basidi e cadono per terra. E poi noi abbiamo eh, la, 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 la riproduzione, il ciclo riproduttivo che abbiamo visto. Tutte le amanite sono dei funghi eterogenei. Vi ricordate? Funghi eterogenei. Significa che la struttura del cappello e la struttura del, eh, della carne del gambo non sono perfettamente saldate come accade nei funghi omogenei, ma eh, sono, eh, molto, sono, sono diverse come struttura e vedete che abbiamo qui proprio la possibilità di staccarle senza romperle. Un fungo omogeneo, devo tagliare il gambo per separarlo. Sul fungo eterogeneo è molto facile. Ecco qui i veli. I veli, abbiamo detto, abbiamo il velo generale e il velo parziale. Il velo generale è quello che poi viene chiamato volva, è quella specie di sacchetto eh, che va a chiudere completamente il fungo quando il fungo è eh, a stato di primordio. Eccolo qui la parte azzurra che copre completamente il fungo e lo protegge. Là invece il velo parziale è un'altra protezione ma solo della parte fertile cioè viene protetta la parte fertile, in questo caso sono le lamelle chiaramente, e quando il fungo eh, matura eh, le, le, le cellule eh, del ca il cappello comincia ad aprirsi, eh, le cellule del, dell'anello, del velo parziale non crescono, non sono in grado di stare dietro a questo tipo di crescita, si rompe e si apre e eh, fa esporre all'aria eh, la parte fertile del fungo. Pronta per eh, l'inseminazione delle spore. Ecco qui alcune immagini che ci fanno vedere il velo eh, generale. Qui vediamo che ancora è completamente chiuso il guscio, chiamiamolo guscio, la Volva, appare come un guscio e chiude il fungo completamente. Qui è già aperto e abbiamo questo. Uh, volva in questo caso a forma di sacchetto sacciforme che rimane nella parte bassa del gambo. Ecco qui vedete si è rotto, vedete qui c'è un pezzo di lembo che ancora sta attaccato con il cappello. Il cappello adesso si apre e quel lembo rimarrà uh, giù. Uh, quando il velo generale è ancora chiuso, noi non vediamo quello che c'è dentro e qui è il problema grosso di questo tipo di fungo perché se non ho il carpoforo aperto, maturo, io non sono in grado di vedere tutti gli elementi necessari al suo riconoscimento. Siccome in questo, eh, nel genere amanita ci sono funghi velenosi mortali, velenosi e anche potenzialmente mortali, eh, è una cosa molto delicata, bisogna stare molto attenti e tra l'altro la legge dice che non si possono, è vietato raccogliere eh, funghi. De, allo stato di ovolo se non sono aperti e non si riescono a vedere eh, i le lamelle e la parte fertile eh, per benino vedete qui eh, poi dopo le vediamo un'altra volta queste immagini eh, come è facile sbagliarsi questo è un fungo commestibile questo è un fungo velenoso mortale questo è un fungo tossico qui ne abbiamo tre velenoso eh, commestibile e eh, eh, velenoso anche mortale e velenoso Uh, qui abbiamo una cosa che non è facile riconoscere questo è sicuramente, era sicuramente un fungo commestibile ma anche sezionato così non ho tutti gli elementi per essere assolutamente certo poi lo vediamo dopo comunque ecco questo è il velo parziale che è l'anello e vedete che qui in questo caso di questa manita falloides o falloides che è meglio uh, abbiamo l'anello che copre, non vedete le lamelle Proprio la parte fertile è completamente protetta da questa membrana che è il velo parziale. Qui il cappello si è aperto e il velo si è staccato, e abbiamo il residuo sul gambo dell'anello. Vedete, anche qui abbiamo già l'anello. Eh, Vedete, già vediamo tipologie diverse di anelli. Guardate, questo è piccolino. Addirittura questo, fra poco, sparisce perché si è anche rotto. E questo è un altro dei problemi quando li andremo ad osservare. Questo invece è un anello che non è eh, di consistenza, eh, di una bella consistenza eh, carnosa, ha eh, una consistenza eh, disgregata, farinacea, e questo ci aiuterà a riconoscere qualche genere. Ecco qui eh, come si presentano, come si possono presentare i vari tipi eh, di velo, in questo caso il velo generale. Eh, qui ho riportato sei suddivisioni diciamo tra le principali le, quelle che poi dopo avranno anche delle suddivisioni all'interno un, eh, un velo eh, generale ampio a sacco sacciforme uno eh, allungato e libero al gambo, non attaccato al gambo, uno che quando si rompe, si rompe co come se fosse tagliato con un coltellino mh, circonciso, tagliato nettamente questo è dissociato in anelli si rompe sfrangiandosi in uno, due, tre anelli questo invece si dissocia, si rompe dissociandosi in squame o addirittura in perline. Ma ne vediamo qualche, qualche immagine. Ecco qui uno sacciforme, ecco qui uno dissociato in anelli. Vedete la volva sta qui, ancora sta sotto le foglie, e qui si è dissociata in anellini. Ecco quando dicevo circonciso: vedete, sembra di averlo tagliato con un coltellino. Questo è un inguainante, vedete che eh, si eh, sale eh, per un bel pezzo del gambo e rimane inguinato sul gambo. Questo è aderente, vedete, molto aderente al gambo. Addirittura qui il gambo è appuntito, ma questo segue proprio la forma e la conformazione del gambo. Eccone un dissociato fioccoso, uno dissociato in scaglie, vedete, tutte piccole scaglie. Questo è dissociato in perline. Questo è un anello svasato, vedete? Proprio è svasato, ma dovuto alla conformazione del gambo. Ecco qui uno dissociato in, in squame grossolane. Questo è un anello aderente membranoso. Questo eh, è anche difficile in questa maniera eh, separare il, la Volva eh, dal, dal resto del, 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 del carpoforo. E questo è uno dissociato evanescente e questo è uno di quelli che ci mette qualche volta, eh, soprattutto ai meno esperti, mette in difficoltà perché eh, non ti viene di chiamarlo velo o Volva eh, come gli altri, che sono più evidenti. Ecco qui come si presentano quando. Eh, il fungo è racchiuso dentro l'ovolo questo è un, eh, è un caso abbiamo messo qui vicino un ovolo di Amanita Cesare e un ovolo di Amanita Falloides che eh, uno è commestibile l'altro no ci sono degli elementi che ci potrebbero in parte consentire di riconoscerli anche così non ve li voglio nemmeno dire anche se si vedono qui uno è più rotondo e arrotondato ha magari un po' di di punta verso la base eccola qui e l'altra invece ha la punta è il cappello che preme sopra e fa questa punta verso la parte alta e mangiare questo è velenoso è anche velenoso mortale questo è commestibile la legge dice che non si possono raccogliere in questo stadio ecco questa è una bellissima fotografia che ho ripreso dai vecchi libri di Bruno Cetto credo che la facciamo un po' tutti quando parliamo di Amanita in qualche corso in qualche chiacchierata eh, vedete, qui era chiuso, è stato grattato per vedere se dentro eh, che colore avesse la cuticola. Eh, vedete, qui eh, abbiamo la cuticola aranciata. Qui abbiamo la cuticola biancastra, giallino, verdina. Non si può fare questo lavoro nella raccolta perché la velge lo vieta. Ecco qui, vedete la differenza. Se io seziono eh, i primordi di amanita, questa è una manita cesarea che è un ovolo buono che presenta come vedremo dopo quando parleremo proprio della manita cesare vedete io vedo il co un colore arancione sul cappello e dei colori gialli che mi vanno sulle lamelle ma anche sul gambo e qui una manita falloides no eh, è tutto completamente bianco al massimo potrei vedere un eh, filino di verde qui sul, eh, dove c'è la cuticola ma non sempre quando lo stato del, del fungo è questo qui eh, di, di primordio si riesce a vedere Ecco qui un'altra manita falloides sezionata eh, che eh, la riconosco solamente se la, se la taglio, come eh, la manita cesarea. Vedete, qui si vede benissimo la sezione del, dell'ovolo eh, che eh, mi dà proprio le caratteristiche di questo fungo che quando uscirà fuori dalla volva avrà il cappello aranciato, avrà le lamelle arancioni e eh, il gambo anche di colore arancione. E qui si vede molto bene ecco qui non raccogliere gli occhi giusti lo via la legge e il buonsenso perché non ci possiamo fidare estremamente di quello che possiamo vedere o non possiamo vedere oh, il velo generale lo troviamo abbiamo detto abbiamo visto con quali forme alla base del gambo ma residui di velo generale o altre decorazioni le possiamo osservare anche sul cappello e ci aiutano moltissimo per eh, determinare poi la specie. Possiamo trovare delle placche, residui di, di, vol, di velo generale in placca sul cappello oppure con delle descienze diffuse. Questo perché qualche volta possiamo trovare delle placche o dei lembi e qualche volta troviamo dei puntini o delle piccole descienze diffuse di varia consistenza? Perché eh, la, la, la consistenza eh, della struttura del velo generale può essere molto robusta, molto fitta, molto eh, resistente oppure friabile. E allora, in questo caso, rompendosi rimane tutta attaccata al piede oppure ne rimangono dei pezzi sul eh, cappello e possono assumere delle forme eh, diverse. Ecco, queste sono delle decenze che rimangono appuntite a forma di piccola piramide. Queste sono delle decenze appiattite ma spesse. De detersili che si riescono a, a portare via facilmente ecco qui, queste erano piccole placche questo è un lembo molto ampio di volva che è rimasto sul cappello poi possiamo avere anche dei, delle decorazioni due tipi di decorazioni possiamo trovare possiamo trovare in alcune ammanite il bordo completamente liscio oppure in alcune ammanite possiamo trovare il bordo pettinato possiamo avere una pettinatura, vedete, in questo modo non è solo la Marina Cesarea che rappresenta qui, ne abbiamo anche altre, poi c'è un'altra decorazione importantissima che dobbiamo imparare a riconoscere che sono le fibrille. Le fibrille non sono altro che dei piccoli segni, dei disegni che eh, sono incorporati nella cuticola, non sono detersibili. Se io li vado a grattare non è che li porto via, se io vado a togliere la cuticola, la prendo con le mani e la porto eh, via, vedremo che eh, le, le vedo in trasparenza sul, eh, sulla cuticola è importante perché la manita falloide ha questo tipo di decorazione ecco qui andiamo sul velo parziale lo stesso discorso di prima possiamo avere un piccolo anellino elementare un anello discendente vedete la struttura ha questo tipo a gonnellino oppure ascendente a ombrello rovesciato la struttura può essere pettinata può essere sfrangiata Oppure, in pochissimi casi, nel caso della manite, potremmo eh, avere anche un anello doppio. Ecco qui un anello un anellino semplice. Ecco un anello discendente. Vedete la forma del discendente e dell'ascendente che eh, sale in su. E questo è una, eh, un anello membranoso. Vedete, si sta cominciando a rompere, ma da queste rotture si vede che questo, ah, ah, eh, questo, eh, questo velo parziale è molto robusto e membranoso. Questo è un. Uh, è un anello che ha questa pettinatura. La pettinatura è dovuta al fatto che questo anello uh, uh, è aderente alle lamelle. Aderente alle lamelle ne assume uh, la, 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 la forma e la conformazione. Ecco un piccolo anellino effimero sfrangiato che sparirà quasi certamente. Ecco qui un, un anello doppio, vedete? A due, a due pezzi, è diviso in due parti. Questo è un anello denticolato. Vedete? Questo è un anello eh, plissettato, discendente e plissettato, plissettato pensate alle gonne, ehm, un po' irregolare. Ecco l'anello farinoso che abbiamo visto anche prima di consistenza farinosa. Questo è proprio un anello effimero, praticamente poco visibile, fra poco sparirà. In questo caso vedremo anche questa è una manita, ma non ha l'anello, è un anello assente. Abbiamo detto sporata leucosporea, sempre sporata bianca e la forma va da rotondo a, eh, a salsicciotto, a ellissoidale e a, 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 a salsicciotto. Ecco qui abbiamo le lamelle, abbiamo detto sempre bianche, salvo in un caso, nel caso di Amanita cesarea, dove sono completamente gialle, ma la sporata è comunque completamente bianca. Ecco la carne, la struttura della carne nelle amanite. È una struttura consistente, carnosa, ma molto fibrosa. Vedete come si sfilaccia? Non è come abbiamo visto per le, per le russole eh, e eh, per eh, i lattari, che eh, hanno una carne gessosa che si spezza. Questa non riuscirete mai a spezzarla, questa eh, vi si sfilaccerà sempre in questo modo. Questa è sempre una manita Falloides. Non so perché prendiamo sempre questa per esempio, ma le amanite hanno questo tipo di. Struttura della carne, o oh, il genere Amanita. Ecco qui eh, come eh, noi eh, ab, come è stato suddiviso beh, il genere Amanita. Oh, ehm, C'è una storia lunghissima. Se vi faccio vedere quella, beh, finiamo stasera alle 11. Voglio dire, no? Eh, C'è una, una lunga storia di modifiche sulla eh, sistematica del genere Amanita. Questa è quella, diciamo, un po' più recente. Salvo quella che è uscita un anno fa, uno o due anni fa, non mi ricordo. Adesso lo vediamo, l'ho scritto sulla diapositiva. Eh, quella dovuta alle indagini molecolari. Eh, questa è quella ancora più usata. Pomarat, eh, su quel bellissimo libro, usa questa qui: eh, dove abbiamo dei sottogeneri, genere manita, abbiamo questi cinque sottogeneri e delle sezioni. Abbiamo la manitina con le falloidee e le mappe, la man genera manita con le cesare, le vaginate e le inurate, la manitaria non ha sezioni, è solo una come le amidella le lepidella hanno le valide e le lepidelle. Ma lo vediamo mano a mano andando avanti. Ecco, questa è la sistematica invece attuale eh, secondo eh, il signor Cui e altri eh, che hanno fatto nel 2018. Vedete che cambia un po'. Eh, non vi sto neanche ad illustrare questa cosa, ma questo è l'albero eh, che esce fuori dall'analisi eh, molecolare eh, delle, delle amanite. E vedete che tutto il genere amanita lo trovo in questo, in questo gruppo qui, dove ho tutta questa serie di sezioni, e qui dentro ci troverò anche eh, delle cose strane, le, le, le roanques, eh, la sezione delle arenarie, e via discorrendo le amarrendie eh, però sono tutte quante appartenenti al genere amanita poi abbiamo le saproamanita che sono alcune le pidelle che eh, sono passate in un eh, genere eh, di saproamanita e poi abbiamo altre cose che fanno sempre parte eh, di, questo, eh, di questo gruppo ma sono delle cose completamente diverse dove abbiamo i mixoderma, le limacellopsis le limacella e i catatrama poi ce ne sono alcune che fanno parte di questo gruppo perché vedete si attaccano in questo punto là, però ancora non sono state ben sistemate il Plutus Rommelli, il Plutus Ongoi non sanno ancora dove sistemarle la Melanoleuca Verrucci, la Melanoleuca Comunis ma non ci interessa più di tanto ho oh, un carattere importante che tra l'altro ho inserito ieri non, non, non ce l'avevo messo ma poi ho pensato che era utile metterlo è, eh, nelle amanite è importante per chi eh, poi ha eh, voglia di studiarle o per chi deve andare a controllare eh, in ospedale se quel signore ha mangiato una manita mortale oppure si è avvelenato con qualche cos'altro, è il controllo dell'amiloidia nelle amanite. L'amiloidia, ve l'ha detto Credo Paolo l'ultima volta, è una reazione chimica che eh, fa cambiare il colore a una parte del fungo dove noi mettiamo... Uh, a contatto un liquido parliamo di spore nel nostro caso ora uh, un reagente a base iodica è il reattivo di Meltzer in particolare uh, abbiamo una reazione positiva se abbiamo delle colorazioni uh, che siano di colore tra il blu e il violastro uh, e, e abbastanza uh, violento e, e vedibile mentre non, sono, non abbiamo reazione amiloide e abbiamo una reazione non amiloide eh, quando non abbiamo questo tipo di colorazione. Questo aiuta molto chi è che deve andare a studiare i funghi eh, e li deve ricercare, deve ricercare eh, eh, se sono ammanite mortali o meno. Ecco qui eh, come abbiamo eh, una suddivisione di massima per, per sapere questo, come sono queste reazioni. Tutte le amanite col cappello con il margine striato hanno le spore non amiloidi, mentre tutte quelle col margine liscio hanno le spore amiloidi. E qui vediamo quali sono eh, nei vari generi, che comunque eh, è, è una eh, informazione che ho voluto dare. E adesso passiamo a vedere eh, i funghi, le amanite. Scusate, bevo un goccio. Allora, vedremo ovviamente le più importanti. no? Il sottogenere amanidina si comincia. Ho voluto cominciare da questo perché c'è la sezione delle falloidee eh, che è quella dove ci sono eh, le amanite velenose e mortali. Oh, ne, in questa sezione abbiamo il cappello che va da verde giallastro a bianco, mai verrucoso, perciò non avranno le, eh, le puntinature, i, i residui di Volva sul cappello. A volte, ma abbastanza raramente, possiamo trovare delle placche residuo eh, della volva. Le lamelle sono sempre bianche, in questo caso se le andiamo a guardare eh, possono essere sia in alcune specie cilindrace, in alcune tondeggianti. Eh, quelle sferiche sono eh, eh, solamente nella manita virosa. Qui abbiamo spore eh, amiloidi, eh, il gambo è un gambo che può andare dal bianco al giallo al verdognolo. Spesso decorato da bande orizzontali. Eh, la volva è sempre una volva abbastanza bella, consistente, membranosa e eh, sacciforme. E il, eh, è bulbosa perché il gambo normalmente di, queste, di questo gruppo è bulboso. Oh, il eh, lamello, eh, sì, buonasera. L'anello, il velo parziale eh, è un anello abbastanza eh, consistente, lo vediamo quasi sempre e si lacera abbastanza facilmente. Eh, ovviamente, quando sono eh, allo stato di primordio eh, sono, eh, hanno quella caratteristica che possono avere la base appuntita verso l'alto o la base verso il basso, la base allargata o eh, appuntita verso la parte alta. Oh, in questo gruppo, troviamo tutte, eh, eh, tutti i funghi, eh, i funghi velenosi mortali. Ecco qui tutto quello che abbiamo detto, che lo ritrovo io. In Amanita Falloides. A falloides è la prima che vediamo. Ecco qui le lamelle bianche. Eh, fungo eterogeneo. Qui lo vedo anche perché un fungo eterogeneo si riconosce anche dal, dalle lamelle che non sono, sono a, abbastanza distanti dal gambo, tanto da formare questo collarino. Ecco un bel anello, un bel velo generale e un bel velo parziale. Eh, un altro carattere della falloide, in questo caso per riconoscere la specie. È la presenza di una decorazione che vedremo forse meglio in un'altra diapositiva. In un'altra immagine, eh, sul gambo, eh, una decorazione eh, che è una zebratura, eh, viene definita pelle di serpente: eh, no? sono degli zig zag concentrici che vediamo sul gambo, che sono più scuri del fondo bianco del, del gambo. Eh, ogni tanto non si vedono benissimo, vanno osservati con attenzione. Eh, nel cappello di Amanita falloides troveremo sempre le fibrille, anche quelle le vediamo dopo bene in qualche immagine che viene dopo. Oh, attenzione che questi sono funghi che troviamo spesso o sempre mangiati da qualche animaletto. E eh, questo è un fungo velenoso mortale eh, che gli animali, alcuni animali possono mangiare impunemente grazie al loro apparato eh, sistema digerente che è completamente diverso dal nostro. Perciò bisogna è una credenza popolare che eh, i funghi mangiati dagli animali erano tutti commestibili. Che bisogna tenere ben distante. Ecco qui vedete eh, i vari caratteri importanti. Oh, L'odore di, di, di questo fungo, se sono funghi così giovani, è un odore nullo, eh, che poi diventa sgradevole eh, negli esemplari più maturi o che cominciano ad essere quasi marcescenti. Proprio un odore veramente sgradevole in quel caso. Oh, come vedete qui, qui abbiamo tre caratteri che io ho nominato per tutte le amanite in genere, meno quelle che non hanno l'anello, ma tutte le amanite velenose mortali hanno questi tre caratteri, la volva, l'anello e le lamelle bianche. Perciò quando uno trova un fungo, davanti a sé un fungo che ha una volva, un anello e delle lamelle bianche, non lo deve mangiare. Tra questi funghi qui ci sono certamente le quattro eh, amanite velenose eh, mortali e perciò non vale la pena ri di rischiare trovandoci con questi tre caratteri. Io magari non saprò se è un'amanita falloide o se è un altro tipo di amanita, ma eh, ho sicuramente eh, non messo nel nostro paniere un fungo velenoso mortale. È una regoletta eh, molto semplice. Eh, io dico sempre che. Mangiare una manita velenosa mortale è assurdo perché basta guardare queste tre cose e andremo tranquilli. Ecco qui sempre la manita falloide. Qui vediamo bene le fibrille: fibrille che sono dei disegni che corrono dalla parte centrale e si diradano un po' verso il, eh, il bordo del fungo. Sono di un colore grigiastro-marroncino eh, sul fondo del cappello che può avere colorazioni vedremo molto, molto variabili. Ecco qui abbiamo il, 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 il primordio chiuso, la volva bella saciforme, le lamelle bianche, l'anello. Qui l'anello ancora non è aperto. Questa è un'altra foto di Amanita Falloides. Ecco qui vedete anche qui la Volva ben evidente e le fibrille che si vede al centro, che poi si diradano verso, verso l'esterno. Mano mano che si. Apre il cappello verso l'esterno, le vedremo sempre eh, più rate. Ecco qui vedete come si vedono bene tutti i caratteri che abbiamo nominato fino ad ora. no Non, non possiamo prendere per mangiare un fungo di questo genere conoscendo quelle, quelle cose. Ecco, qui si vedono molto bene le eh, fibrille. Adesso andremo a vedere un po' i colori del cappello che possono variare molto. Ecco qui sempre. Un altro bel esemplare di Amanita Falloide, e qui vediamo il carattere che abbiamo detto prima delle zebrature. Vedete le zebrature eh, sul gambo eh, che presenta eh, Amanita Falloides. Ecco qui il confronto degli ovoli che abbiamo già visto. E, e qui dobbiamo stare attenti eh, con, eh, a non confondere il, il fungo velenoso mortale con quello che potremmo mangiare. Ma abbiamo detto che a questo. Uh, stadio non possono essere raccolti e non devono essere raccolti. Oh, questa era quella borderline che vi dicevo: vedete la manita cesarea? In questo caso la vedo bene perché anche un ovolo chiuso appena sezionato ho i colori, come abbiamo detto prima: l'arancione, e il giallo che mi fanno la spia. Questa era una manita cesarea e io ho solo un po' di arancione, non aveva assolutamente del giallo. Mangiare questa era un azzardo, veramente. Ma andare a mangiare un ovoletto anche piccolo di Amanita falloide è una cosa estremamente pericolosa. Eh, sappiamo che eh, bastano non molti grammi, mh, indicativamente, qui ci sono numeri anche diversi, si sentono. Ma indicativamente, 30-40 grammi di eh, Amanita Falloides su una persona di eh, 60-70 kg possono, eh, possono portare anche alla morte, certamente a danni irreversibili al nostro fegato, trapianto oppure da porti appresso il fegato ma ridotto per tutto il resto della vita. Oh, eh, I colori, intanto abbiamo detto che il colore de dell'amanita falloides classico va dal giallino al verdino verdognolo, ma tenete presente che c'è anche una forma bianca di amanita falloides eh, che non è mai facile riconoscere tra l'altro. Ma come amanita mortale io la riconosco bene perché ho la volva, ho l'anello da qualche parte, qui lo vediamo, e ho le lamelle bianche. Se io faccio questa osservazione elementare, questa può essere una di quelle amanite eh, da non consumare. Cioè, occhio e attenzione perché la possiamo trovare anche completamente bianca. Guardate qui le colorazioni che posso trovare sui cappelli di amanita falloide. Abbiamo colorazioni molto varie, dal, dal biancastro al crema molto chiaro, al verde più chiaro, al verde molto, molto scuro perché ci sono molte fibrille che me la rendono più scura e eh, via discorrendo. Eccone qui, guardate alcune verdoline e alcune molto, molto eh, chiare perché ho fatto vedere queste fotografie dei cappelli. Perché la gran parte delle intossicazioni dei, eh, dovute alla manita falloide. Non avvengono più per l'ovolo che ormai la gente ha imparato a non utilizzarli o li utilizza solo se è ben certa. Ma capita spessissimo e tutti gli anni ci sono dei casi che la gente mangia delle amanite falloide, i cappelli di amanite falloide, sarrosto, confondendoli con delle russule, russule verdi commestibili. Ci porca miseria, e eh, la gente prende, non guarda il. Non coglie il fungo e guarda la parte inferiore, guardando il gambo, la volva se c'è, l'anello se c'è e come sono le lamelle. Vede il cappello verde, taglia il cappello, lo mette nel paniere e poi succede quello che succede. Guardate questa fotografia: questa è una russula eruginea e questo è un cappello di Amanita Falloides. Se uno non va a guardare il fungo, e voi sapete che dobbiamo sempre guardare i funghi completamente dobbiamo avere tutti gli elementi per riconoscere la specie ecco qui guardate questa russula eterofilla con una russula con un cappello di amanita falloide eh, se non li guardiamo chi non guarda i funghi corre questo rischio e tutti gli anni noi abbiamo certamente eh, questo problema di questi avvelenamenti anche andando sotto le lamelle se non ho il gambo eh, una persona poco attenta, un esperto la riconosce una russula da una manita. Una persona poco esperta eh, la mette sulla graticola è una cosa veramente eccola qui. Eh, se io la guardo bene, ci sono delle enormi differenze, no? però la devo guardare. E questo è quello che purtroppo non accade spesso. Questa è una bellissima fotografia di Adriano Camoli, dell'amico Adriano Camoli, che ha messo in giro l'anno scorso. A me è piaciuta moltissimo, io non mi era mai venuto in mente di fare questo accostamento quando parlo di, di avvelenamenti di amanite. Guardate questa, questa fotografia dove abbiamo un gruppetto di famigliola, di armillaria mellea, con un gruppetto che ha messo lì, ovviamente, Adriano, di amanita falloides. E se uno prende, raccoglie, taglia i gambi, perché poi della dell'Armillaria bisogna buttare i gambi, eh, lo fai anche per. Eh, quei cappellini di amanita e eh, sei fregato. Questa è una bellissima immagine didattica di Adriano Camoli che io ho utilizzato. Eh, L'errore può avvenire anche col tricoloma Seiuntum. Guardate il cappello è uguale, identico a quello di una manita Falloides, falloides ma non ha la volva e non ha l'anello. Perché ho messo anche questa? Perché in qualche parte d'Italia questo fungo. Pur non essendo un fungo, diciamo eh, normalmente consumato in alcune parti, lo, lo chiamano lamaretto e lo consumano. Eh, perciò bisogna stare attenti anche con questo qui. Ecco qui abbiamo tre ovoli di tre amanite: dove abbiamo in, al centro la manita phalloides. Vedete qui il verdolino che io vedo sul cappello? Questa è di una manita cesarea molto piccola, ma dove vedo il giallo e l'arancione comunque. E questa è di una manita muscaria dove vedo solo l'arancione del cappello, ma le lamelle sono completamente bianche. E qui vediamo che non è un ovolo completamente rotondeggiante, ma ho questa parte del gambo più arrotondata, e poi mi parte la parte del cappello. Abbiamo finito con la manita falloides. Vedete, io, capite? Insomma, eh, purtroppo il problema c'è. Abbiamo visto anche dove uno si può sbagliare, però non è così, eh... Difficile andare a, a non eh, cadere in questo errore. Ecco qui un'altra della manita delle Velenose Mortali, la manita verna, è completamente bianca. Quella si può trovare in questi giorni. poco Io ho visto qualche amico eh, della zona di Roma eh, già l'ha messa, perciò è uscita da qualche parte. Qui da noi, io ancora non l'ho vista. È una manita completamente bianca, primaverile che. Eh, Troviamo nei boschi più caldi, nelle quercete calde, ma la possiamo trovare anche eh, in altri boschi di, eh, di latifoglie. Qualcuno dice di averla trovata anche in qualche bosco di aghifoglia, ma non ne ho la contezza, non ne ho, non ne ho eh, la certezza. Eh, a questo fungo piacciono moltissimo le carbonaie. Vedete, sono tutte sporche di carbone, guarda. Io quando vado qui intorno nei boschi dove facevano il carbone tanti anni fa, ce la becco. Eh, ce la trovo eh, continuamente. Anche questa ha la volva, l'anello, all alle lamelle bianche, perciò alla fine eh, magari non saprai che è una manita verna, ma già la manita verna ti aiuta perché una manita bianca in questo modo trovata a fine maggio, metà di giugno, è una manita che può essere solamente la manita verna. Eh, C'è qualche segnalazione eh, che è stata ritrovata eh, qualche volta anche a settembre. Eh, non mi è mai capitato comunque. Eccole qui un'altra bellissima di amanita verna. Questa è stata fotografata l'anno scorso al Comitato Scientifico a Polino. È stata trovata i primi di giugno eh, al Comitato Scientifico a Polino eh, della Miumbria. O oh, amanita virosa, amanita virosa è un'altra delle amanite velenose mortali. Vedete la volva, l'anello e le lamelle bianche eh, già state. Eh, su quel tipo di, eh, di fungo che non va assolutamente eh, raccolto e consumato. È un intanto una manita eh, che eh, ha un cappello vedete leggermente asimmetrico, è posto in maniera asimmetrica, sul, un po' strano, un po' eh, contorto, eh, appoggiato sul gambo. E questo è un carattere abbastanza frequente. Ha delle, eh, sul gambo vedete, delle, eh, de, de, dei, residui, eh, dei residui fioccosi. Eh, è un, eh, nelle nostre zone dell'Italia centrale non credo sia mai stati non sia mai stata trovata e eh, segnalata. Cresce nei boschi eh, montani eh, molto umidi, soprattutto in presenza di picea di, di abete bianco, di Abbias, eh, nelle betulle, ma anche nelle, nei boschi misti eh, con il faggio, ecco, per capirci. Eh, Nell'Alto Appennino eh, tra la Toscana, l'Emilia, eh, so che viene trovata e io l'ho sempre trovata e fotografata in alta Italia. Anche questo è un fungo velenoso eh, mortale, ha un forte odore, anche questo eh, disgustoso. Questa invece è una rarità, è la manita porriniensis, è una un manita che fino a qualche tempo fa, vabbè, si trovava in Spagna, l'avevano trovata in Spagna, l'avevano trovata credo anche in Svizzera e, e non non ci interessava molto. Invece eh, recentemente è stata trovata in due o tre stazioni eh, anche eh, in Italia. Eh, L'ultima segnalata proprio recentemente da Franco Mondello e da Angelo Miceli in Sicilia, nei Monti Peloritani. È un funghetto molto piccolo, molto bellino, chiaramente io lo descrivo per quello che vedo e per quello che ho letto, ma ha un carattere che è molto importante che ce lo fa riconoscere comunque una manita con la volva eh, con l'anello vedete le lamelle bianche qui ancora non si è aperto completamente qui si vedono le lamelle ma eh, intanto ho detto è molto piccolo pochi centimetri 7 8 10 centimetri massimo di altezza e eh, ha questo cappello a forma di sombrero ha proprio questo cappellino a forma di sombrero messicano. Questa è più una curiosità, è stata ritrovata anche in Liguria e a Vicenza, perciò sta uscendo fuori eh, in, eh, anche in Italia e in più di una parte. Probabilmente alcuni di noi l'avranno anche vista, l'avranno anche guardata, non gli hanno dato importanza e l'hanno lasciata lì, insomma, ecco, non... era una curiosità questa qui. Oh, qui andiamo eh, sul sottogenere amanitina, la sezione mappe. Qui abbiamo dei funghi eh, eh, comuni, molto molto comuni. Eh, in questo caso è amanita citrina. Amanita citrina è una bella amanita eh, che ha questi colori eh, belli eh, giallini, ma anche giallo carico, ma la possiamo trovare anche nella forma completamente bianca, soprattutto nelle pinete litoranee. Uh, se andiamo nelle vino di Urania la troviamo spessissimo di un colore completamente bianco ma si riconosce facilmente per due elementi una questa volva nettamente circoncisa uh, le lamelle sono bianche possono avere un leggero colore uh, giallino ma mo molto molto chiaro uh, ha un odore nettissimo uh, citrino uh, di ravanello che ce lo fa riconoscere immediatamente. Residui della Volva, eh, sempre di questo colore bianco sporco, leggermente giallino, eh, molto spessi, non fini ma abbastanza coriacei, li possiamo trovare anche sul cappello. Il gambo non è mai liscio, ha queste decorazioni anche lui. O oh, questo è un fungo che io, oh, tenete presente che spesso io metto anche il bollino rosso quando dovrebbe essere tossico oppure. In questo caso non va mangiato, ma io metto rosso anche perché questa specie può essere confusa in alcuni casi con l'amanita falloides. Vedete qui se io non vado a guardare bene la Volva, non sento bene l'odore che non lo vado ad apprezzare, perciò non vanno assolutamente consumati. Spesso questo bollino rosso significa anche quello: Amanita citrina è molto molto frequente. Questa invece è Amanita porfiria, che è una variante stretta di eh, amanita Citrina di prima. Guardate questo anello grigio, un, un anello discendente sfrangiato. Guardate qui come si vede bene. E eh, anche qui volva circoncisa, colorazioni in questo caso grigiastre. Anche qui odore eh, rafanoide. Eh, non è molto, eh, molto frequente, eh, la troviamo soprattutto eh, nei boschi delle foglie di conifere, ma in terreni molto umidi credo che da noi non sia molto frequente, ma è più frequente su, in alta Italia. Qui abbiamo invece eh, nella sezione cesare delle manitina, abbiamo eh, un fungo che conoscete tutti quanti, eh, che è la manita cesarea, l'ovolo buono, eh, c'è poco da dire di questo, di questo fungo, ne abbiamo dette sempre tante, una bella eh, volva eh, abbondante, molto, molto carnosa, Gambo, anello e lamelle completamente gialli, cappello pettinato sempre questa pettinatura. Che quando è a forma di ovolo, avete visto bene, non lo devo raccogliere perché è vietato, ma lo posso riconoscere andato ad osservare i colori aranciato e giallo anche all'interno dell'ovolo stesso. Ogni tanto, ma non, non spesso, posso trovare questa placca sulla parte superiore del cappello. Eccone qui alcune belle immagini. Eh, Questo, un amico che ci sta ascoltando, sicuramente la riconoscerà dopo essere stato tre mesi in mare. Eh, si ricorderà uno degli ultimi ritrovamenti eh, dell'anno scorso che abbiamo fatto insieme. E vedete, ho oh, una cosa che volevo dire: la manita cesarea è, eh, normalmente si trova in tutte le latifoglie, eh, nei querceti, nei castagneti in particolare. La possiamo trovare, io la trovo, ho due faggete dove trovo. Tutti gli anni o spesso e volentieri qualche ovolo, non molti, eh, ma eh, il caso più buffo è quello delle pinete. Non si legge normalmente che la manita cesare si può trovare nelle pinete. Bene, io questa fotografia l'ho fatta in Sardegna, nella pineta di Santa Lucia, dove era giallo, era arancione di... e non c'era una quercia neanche a pagarla, era tutto pino, eh, non, non c'era altro probabilmente la simbiosi non era con quei pini, probabilmente ogni tanto c'era qualche cisto, probabilmente erano simbionti con quel cisto, però ecco, quella era una pineta dove c'era pochissimo cisto e non, non c'erano altre, altre piante. Oh, qui è una cosa che va osservata attentamente, la manita cesarea spesso è parassitata da un altro fungo, la micogone rosea, e la trovo macchiata di rosa, in questo caso sono già... In stadio molto avanzato eh, sentirei pure una puzza perché in questo stadio puzzano pure. Ma vedete qui si comincia già in qualche modo ad avere questo, parassita che attacca, questo fungo parassita che attacca questa specie. Bene, le amanite cesare parassitate da rosea non vanno mangiate perché possono dare dei seri eh, casi di intossicazione a carattere gastrointestinale, niente di... però eh, non è una cosa piacevole comunque. Oh, qui stiamo sul gruppo delle amanite, eh, quelle senza anello, eh, eh, le amanite che abbiamo detto della sezione vaginate che non hanno il velo eh, parziale. Oh, qui ce ne abbiamo, dovremmo perdere una serata solo per parlare vita, delle amanite senza anello, eh, ve ne farò vedere solo una carrellata. Eh, sono dei funghi commestibili, intanto sono dei funghi commestibili solamente ben cotti se ve li mangiate crudi o in gradicola, eh, vi fanno male, eh, vi danno una bella intossicazione. Hanno sempre il cappello, tutte quante pettinato, anche lungamente pettinato. Hanno colorazioni che vanno dal marrone, dal grigio, anche bianco, eh, tutti i colori che potete immaginare. Ce ne sono, eh, mi sembra, 12, 13, 14 specie. Questa è la manita vaginata, una delle più comuni che può essere da questo color marroncino a questo colore grigio con, vedete, l'ovolo è un ovolo molto allungato perché eh, hanno questa eh, volva che è inguinante fino a una parte bella abbondante del gambo. Vedete, queste sono molto simili, questa è la, la manita mairei con queste colorazioni, color argento, grigio, grigio metallico. Eh, Quest'altra è l'ombrino lutea, che ha il gambo decorato, ha il gambo dello stesso colore del cappello, non bianco come le altre due, ha questo gambo decorato con queste zigrinature, con questa pettinatura che è molto molto eh, allungata. La, eh, oh, tutte queste sono tutte commestibili con eh, attenzione, vi dicevo ben cotte. Io vi dico una cosa, io l'ho mangiata più di una volta, non vale la pena. Lo sapete che cosa dicono di queste, di queste specie? Che hanno un sapore decisamente eh, delicato. Quando una cosa ha un sapore eh, delicato, vuol dire che non sa di niente, insomma. no? Mangiamo qualche cosa che vale la pena eh, di mangiare. Guardate questa, la manita pagivolbata, fortemente decola, decorata con queste squamettature sul, sul gambo, e anche questa con... Eh, molto campanulata con queste eh, striature molto lunghe al contrario di amanita fulva che ha queste colorazioni però è più liscia vedete qui anche la cuticola è un pochetto più a buccia d'arancia questa è molto più liscia e ha il gambo completamente bianco quella più pericolosa se andiamo a tutte queste possono avere qualche poterle confondere con qualche amanita che non va mangiata ma amanita lactea sicuramente lo è di più le amanite bianche eh, lasciate perdere, qui non vedrei l'anello, sicuramente vedrei la volba, non vedrei l'anello e vedrei le lamelle bianche. Ma se l'anello me lo hai mangiato una lumachina? Bisogna stare sempre molto in campana con questi funghi. Ciò, cioè, questa manita eh, del gruppo delle vaginate completamente bianca, va assolutamente scartata. Infatti, vedete, eh, ci ho messo anche il bollino rosso vicino. Questa invece abbiamo sulla sezione delle nurate eh, un bellissimo fungo, la manita cecilie. Anche questa ben cotta potrebbe essere mangiata. Io l'ho mangiata ma non mi è piaciuta per niente, perciò la sconsiglio sempre assolutamente. Guardate come si riconosce bene, con questo, eh, queste verruche grigiastre eh, dovute a una volva che prende queste colorazioni eh, molto spesse sul cappello, che rimangono eh, abbastanza... Eh, abbondanti e spesse sul cappello, colorazioni che sono inizialmente di questo bel color eh, tabacco aranciato. Che poi tendono con la maturità a diventare completamente grigie. Anche questa è una eh, delle amanite. Eh, con il eh, con la pettinatura, eccola qui. Vedete come si vede bene: vedete le. Eh, le, le, i residui sul cappello facilmente detersili oh, qui ci stanno invece eh, altri funghi molto importanti eh, anche qui tossici non vanno assolutamente mangiati amanita muscaria amanita muscaria ha la volva, l'anello all e le lamelle bianche rientra sui funghi che non vanno assolutamente raccolti questa è una volva vedete, è particolarmente friabile che rimane sul cappello ma che spesso si può anche dilavare dal cappello Cappello di colore rosso aranciato, ma qualche volta ci sono delle forme addirittura gialle, lamelle completamente bianche, eh, un bell'anello eh, abbondante. E vedete, che belle fotografie! Questa è una fotografia dell'amico eh, Kativak, eh, al quale ho detto che avrei messo questa fotografia su questa, eh, su questa chiacchierata. Vedete qui quello che vi dicevo. Eh, delle eh, verruche, questi residui di volva che sono completamente spariti. Ecco l'ovolo piccolo come è, eh, come si presenta eh, appena nato, e questo è un gruppo di amanite fotografato eh, così, così siccate, implicite. Vedete queste colorazioni anche gialline in qualche caso, no? dall'aranciato al rosso, all'aranciato al giallino. La troviamo in terreni acidi, eh, ma sia su latifoglie che su aghifoglie non, non, non ha... Eh, preferenza solo per uno, uno dei tipi di, eh, di bosco non va assolutamente mangiata guardate lamelle bianche, la melle bianca l'anello la volva ecco questa è una forma aranciata ecco qui l'ovolo eh, e l'ovolo sezionato e qui abbiamo una serie di varietà e di forme eh, del eh, della manita muscaria la varietà formosa che possiamo trovare in questo modo questa è una forma lutea che abbiamo trovato qui, questa l'ha fotografata Samuel Bonifazzi, eh, sa che eravamo anche insieme, ce l'ho anche io, non la ritrovavo, ho preso la sua, eh, in una battaglia qui dell'Umbria. Mm, questa è la Flavi vedete, con la volva che è di colore giallo. Eh, questa è la varietà aureola e questa è la varietà formosa, come questa sopra, vedete, può essere con l'aranciato solamente nella parte centrale più gialla oppure completamente gialla, ma con questa eh, volva di questo colore questa è una manita regalis è una forma con questa colorazione del cappello marroncina abbiamo trovato un bellissimo ovolo? no abbiamo trovato una manita muscaria perciò i funghi questa l'ho preso lo colgo taglio il cappello e lo metto nel canestro no bisogna girarlo e guardare che cosa c'è sotto perché i caratteri bisogna osservarli tutti quanti in questo gruppo c'è anche la manita panterina, manita panterina che è comunissima, viene chiamata la spia dei porcini eh, perché fa nelle stesse zone, ma fa un po' da tutte le parti. Vedete, questa è la manita panterina che troviamo regolarmente, ha questa caratteristica di avere questa volva che si dissocia in anellini. Eccoli qua, sono questi. Eccolo qua, vedete? Si dissocia in anelli. Ha questa volva che eh, lascia sul cappello questi residui fioccosi. Questi residui fioccosi molto abbondanti. È velenosa anche questa qui. Eh, ce n'è una, la varietà Abietum, che eh, non ha la pettinatura. Mentre la eh, Amanita panterina è pettinata sul bordo, non lo è la, la varietà Abietum che troviamo sotto gli abeti normalmente. E è sempre eh, tossica comunque. Ecco a lì: è un fungo più raro, eh, molto piccolino, di questo colore con queste grossolane verruche sul cappello, anellino molto piccolo, volva abbastanza poco poco, eh, poco, poco evidente. Anche questa eh, non, non ha interesse dal punto di vista economico. A Marita Giunchilla, che qualcuno ha già trovato in questi giorni, io sono andata a dar un'occhiata in giro se la trovavo ma non l'ho trovata, è un piccolo, una piccola manita, ma anche abbastanza grossa, che lascia queste placche sul cappello. Lascia queste placche sul cappello che è di un colore giallo, eh, giallo eh, a, a, aranciato. Eh, questa qua, invece, a destra, è una particolare, eh, molto, simile, è un, eh, molto simile alla manita muscaria. È la manita eterocroma, che si trova solamente in presenza di eucalipto, a queste colorazioni giallo con il centro marcato, con delle, vol, delle verruche molto appressate, molto attaccate eh, sul terreno, la troviamo solo in presenza di eucalipto. Eh, in Sardegna ci sono due o tre stazioni che io sappia, ma ne sta comparendo qualche altra anche eh, lungo i litorali. Oh, eh, Le lepidella, eh, anche qui abbiamo dei funghi che, non si mangiano, non vanno mangiati. C'è la manita Bodieri, la manita bottieri è una manita particolare che troviamo, intanto è un fungo che si dovrebbe cominciare a trovare ora, è un fungo, soprattutto, un fungo psammofilo, vedete la sabbia primaverile, ha un gambo, un bulbo, radicato è un po turbinoso turbinato eh, tende a diventare giallastro col tempo eh, col tempo eh, sul, sul cappello eh, è un fungo strano spesso eh, non lo vediamo mai perché cresce completamente sotto la sabbia eh, noi dobbiamo vedere un rialzamento della sabbia per andare a vedere che c'è quel fungo io anche questo non l'ho mai trovato è una fotografia che eh, mi ha eh, dato tempo fa eh, l'amico Franco Seda. Oh, qui abbiamo la manita strobiliformis, la manita strobiliformis e la manita echinocefala sono molto simili. Guardate, però, le eh, verruche della manita echinocefala sono molto appuntite. Queste sono delle verruche, eh, delle verruche eh, appressate. Eh, Un'altra cosa che mh, io qui vedo, non si vede sulla fotografia, sono dei riflessi verdastri. Eh, sulle eh, lamelle con una volva che è fortemente dissociata in perline. Eh, la ha una, ha una, ha strobiliformis ha una volva eh, eh, dissociata un po' in eh, perle un po' più grandi, quasi in squamette. E ha strobiliformis perché quando è piccola, soprattutto un po' chiusa come questa, ricorda nella forma lo strobilo eh, di, eh, di, un, di, un, di una pigna. Oh, anche qui parliamo di roba non, eh, non, eh, non, non commestibile. Oh, in questo gruppo c'era una manita vitadina e manita codine. Che invece sono state adesso inserite sul gruppo sul genere sapra manita perché sono dei saprotrofi. Qui abbiamo le levidella. Abbiamo la manita rubescens quella più importante del gruppo delle Epidella, che è quella sulla quale abbiamo difficoltà, se non siamo pratici, a riconoscere la volva, perché è fortemente dissociata in perline piccolissime, è quasi evanescente. Vedete, il gambo è molto decorato, un anello discendente molto ampio, eh, verruche piccole e molto fitte sul cappello, il carattere che ce la fa riconoscere, intanto gambo molto bulboso. Ha un bulbo bello sul gambo, eh, nella parte bassa, ma ha la carne arrossante, arrossante nel cappello, nel gambo. Dovunque io la gratto, vedo questa carattere di arrossamento. Anche questo è un fungo che va, si può mangiare, ma deve essere ben cotto, non fatto in graticola. Bisogna stare attenti a non confonderla con altre specie. Ecco, vedete qui il caratter la caratteristica più importante della Volva. Eh, devo imparare a, a saper riconoscere che anche questo è un velo generale. Possono essere confuse anche con questa, la manita spissa e la manita eccelsa, che hanno però lo stesso carattere, non vanno mangiate assolutamente al rosto Io dico che non vanno consumate perché possono essere confuse con la manita panterina, però con la manita panterina vedete non hanno in comune l'anello, la lavolva, che è completamente eh, diversa. Eh, a manita spissa è una manita che eh, è ancora un po' abbastanza chiacchierata ehm, eh, per la sua incostante morfologia eh, è una specie collettiva è considerata una specie collettiva dove ci stanno dentro a manita spissa a manita eccelsa e a manita valida ma c'è anche a manita cariosa eh, e via discorrendo che sono molto simili questo colore grigiastro con queste eh, verruche grigiastre anche esse con un anello abbondante e con questa volva eh, dissociata in squame. Non, non, si consiglia. Questa è un'altra un delle manite che riconosciamo di questo gruppo, che riconosciamo molto bene, per questa volva gialla che eh, rilascia eh, residui giallini un po' da tutte le parti. La manita Franchetti. Anche questa, volendo, potrebbe essere mangiata eh, ben cotta, ma è sconsigliata assolutamente. Di mangiarla qui abbiamo la, il gruppo delle amidelle che non ha sottosezioni dove troviamo eh, dei funghi che non vanno mangiati questo è un fungo che prima voleva mangiare, veniva consumato il farinaccio vedete si riconosce molto bene volva molto ampia molto eh, consistente anello farinoso di consistenza proprio farinosa odore sgradevole io vi dico il mio diodore, ne danno tanti di odori a, questo, a questa specie. Io vi dico che sa di calzini eh, portati in un'escursione dei funghi con gli stivali per 4-5 ore. Quando ve levate gli stivali, vedete, sentite quei calzini? Questo è l'odore della voilea. Non so come si faccia a mangiarla. Comunque non si deve mangiare, perché anche a voilea ha dato casi di intossicazione. Eh, guardate quanto è bella questo anello farinoso. Come si disgrega eh, è molto caratteristico, proprio lo toccate, è untuoso, è, è farina, è farina rancida, molto simile a questa. E prima si pensava che le intossicazioni avvenissero solo perché per confusione con questa. È la manita Proxima, la manita Proxima è, è un po' più piccola, ha l'anello un po' meno farinoso, ma eh, ha una cosa che la, eh, la, 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 la distingue. La volva, avete visto della manita ovoidea prima, era completamente bianca. Quella della manita prossima è invece eh, di questo colore eh, camoscio, perciò si riconosce molto bene. Questa è certamente tossica, e tutti gli anni abbiamo qualche intossicazione. Eh, due anni fa a Terni è morta una persona la moglie, non mi ricordo se è morta la moglie, sì, è morta, è morta la moglie, è rimasto il marito, e il marito è rimasto in ospedale non so quanto tempo con seri problemi eh, su, eh, su, 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 sui reni. Eh, ha avuto un'intossicazione molto grave e chi poi fece i controlli aveva mangiato a Amanita Proxima ecco qui la differenza vedete questa è una fotografia di Raffaele Mennino. Eh, con eh, la volva completamente questa è bianca e questa è di questo colore eh, camoscio proprio questa è Amanita Giliberti è un'altra delle Amanite eh, delle sabbie, anche questa è di Franco Seda viene dalla Sardegna vedete come caratteristica con questo gambo appuntito e con questa volva che arriva. Anche questa è una delle manite che non si mangia. Potremmo anche aver finito due minuti per dirvi, eh, ecco, le altre, la famiglia delle Manitacee ha altre, eh, questi altri eh, funghi che ne fanno, ne fanno parte. Questa è la sapra marita Vittadini che troviamo in tutti i giardini pubblici, che Ha queste verrughe e questo gambo decorato in questo modo molto bello e molto visibile. Questa è la sapro amanita codine, ex amanita codine, che ha invece queste squamature eh, molto, a squame molto larghe e, e appressate. Questo è il gruppo delle limacelle che potrebbero essere commestibili, che fanno parte delle Amanitace. Questa è la l'amanita torrendi, che è una specie di eh, un, è un fungo semi ipogeo, eh, tipo ascomicete. Che è una palletta che poi sviluppa questo campo con questo cappello. E adesso sta dentro le amanite perché il DNA ha detto che sta lì. Anche la catatrama, che è un, un fungo, un'unica un, specie che si trova nella Costa Rica, è stato inserito tra le amanite. Guardate che belle spore che ha. E poi c'è la manita oleosa, eh, o amarrendia oleosa, che vedete, è un fungo ipogeo che è stato messo perché ha proprio il DNA a stretto contatto con quello delle amanite. Io sono andato un po' di corsa all'ultimo pezzetto, come al solito, me ne sarò passato un po' con il tempo. No, me ne ranno ma non credo più di tanto. Dai, eh, io vi ringrazio per aver ascoltato pazientemente e auguro buone passeggiate a tutti quanti. Complimenti, Giorgio, per la tua presentazione. In un'ora di tempo hai. E presentato più di 100 slide, e eh, oh, battuto tutti record. Ho, ho un po' corso alla fine, come al solito, come tutti noi eh, abbiamo tutti dovuto correre alla fine. Complimenti, Giorgio, bellissima. Ah, spero di aver rinfrescato alcune cose che erano state dette, ma come ha detto prima Paolo, quando si parla di amanite non è mai troppo ripetere alcune cose, perché comunque tutti gli anni ci sono una decina o anche di più da quello che sappiamo eh, intossicazioni e anche qualche caso di morte per aver mangiato delle manite mortali e eh, questo non deve accadere Ascolta, c'è qualche osservazione eh, Claudio Barbo o ad esempio dice che per quanto riguarda i funghi mangiati dagli animali, i funghi tossici eh, non è detto che se la lo possano mangiare impunemente, ecco la domanda, eh, la okay. riportiamo sotto anche Niente, perché non nessuno detto, non fidarsi dire. se l'ha mangiato un animaletto, no? Perché l'animaletto ha un apparato digerente diverso. Ma poi chi me lo dice che la lumachina e lo scoiattolo non stanno qualche eh, 50 metri più in là dentro una fossetta, eh, potrebbero benissimo essere morti anche loro. Però non, non è così, sicuramente, perché gli animali eh, hanno, hanno sviluppato un, un sesto senso, loro sono molto più attenti di noi a quello che mangiano. Sapete benissimo che se date un'erba che un eh, coniglio non può mangiare, quello difficilmente la mangia. Eh, la mucca sta molto attenta quando sta allo stato brato a non mangiare erbe. Che, perciò l, l, la natura ha pensato anche a questo. Comunque, a noi non ce lo dice nessuno se l'animaletto è certo, stato. No, la, parliamo se posso, se posso aggiungere qualcosa. Parliamo di migliaia, anzi di, di tantissimi anni di evoluzione. Per cui, magari quegli esemplari che erano un po' più incauti e che hanno consumato specie tossiche, eh, probabilmente si sono anche estinti no? nel corso di tutto diciamo, questo lungo periodo. Certamente. E, Vedo ecco un'altra osservazione di Aldo Cultraro, dice sulle dolomiti le amanite muscarie vengono definite le spie dei porcini. E è vero, ne sai qualche cosa, una diceria oppure c'è un fondo allora, di verità? Ha sicuramente un fondamento di verità dove troviamo le amanite muscarie, troviamo soprattutto il Boletus Tedulis e il Pinofilus perché hanno in comune lo stesso tipo di, eh, di ambiente di crescita soprattutto per la, per la caratteristica dell'acidità del terreno eh, noi qui da noi non abbiamo il boletus edulis perché i nostri terreni sono soprattutto calcarei eh, come non abbiamo, abbiamo pochissimi siti di amanita muscaria perciò è, una, è un accostamento un'altra spia dei porcini che è vero eh, se andiamo a guardare è la manita panterina dove troviamo le manite panterine sono gli stessi ambienti dove fanno i porcini ora poi andare a dire che dopo qualche giorno che hai trovato le manite eh, panterine trovi anche i porcini questo è un po' azzardato no eh, i fattori possono essere tanti però gli ambienti di crescita sono quelli cioè dove trovi le manite muscarie puoi trovare i porcini eh, dove trovi le manite panterine puoi trovare i porcini Ok, bene, vedo, bene non, se no, non c'è altro eh, salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito e rimandiamo l'appuntamento al prossimo venerdì con Aldo Brando che ci parlerà dei funghi lignicoli. E forse esatto, con bello. questa con questa diciamo con questo incontro concludiamo il ciclo. Eh, che abbiamo iniziato a, a, nel tardo novembre del 2020 23 serate non sono poche <ride> è, è un bellissimo lavoro un, bel, un bel, bel, bel escursus, dai va bene buonasera a tutti e sì, arrivederci proprio, buonasera a tutti eh. arrivederci grazie per averci buonasera. seguito a venerdì prossimo